Io mi occupo principalmente di neurobiologia, cioè studio come funziona il nostro cervello. Cosa distingue l'uomo dall'animale? La coscienza. La coscienza è esattamente inibita dalla paura, perché sotto la paura prendono il sopravvento questi dispositivi biologici e condizionano il nostro comportamento e ci portano alla lotta del tutti contro tutti. Porto i saluti di tutti gli organizzatori, di Porta Aperta, del presidente Franco Messora che è qua con noi, della Caritas Diocesana e di tutte le associazioni che hanno accettato di patrocinare e sostenere questo nostro incontro. Abbiamo avuto in questi ultimi mesi tutta una serie di situazioni dall'emergenza profughi sia nella nostra città sia con le ondate migratorie che hanno coinvolto tutta l'Europa. Abbiamo avuto situazioni tragiche come i fatti di Parigi e quindi è una prima tappa di riflessione che noi vogliamo avviare insieme a tutti i soggetti che siano interessati ovviamente a partecipare, prima di tutto l'associazionismo modenese, la nostra chiesa, ma anche le istituzioni, dalle istituzioni no, accademiche che sono il luogo dove si dovrebbe costruire il pensiero e dove si creano diciamo, le nuove generazioni. Fino alle istituzioni come il Comune, lo Stato e l'Unione Europea in questo caso. Parliamo attualmente, se non ho visto male i dati, di una sessantina di milioni di persone su oltre 200 milioni di migranti, una sessantina di milioni, quindi oltre un quarto che sono rifugiati, che cioè devono scappare dal proprio paese o decidono di scappare per forza maggiore, violenze, ingiustizie gravi, persecuzioni, malattie, con il carico umano che portano con sé. Questo non è un discorso mieloso. Quando noi diciamo guardiamo prima l'uomo, è di nuovo un discorso di giustizia. Non possiamo fare un discorso puramente statistico o anche solo una serie di calcoli economici. L'uomo viene prima di tutto, l'essere umano con il suo carico di dolore, quando un migrante arriva qui, sbarco, arriva via terra, c'è sempre un carico grande di sofferenza, con il suo carico di speranze, che non sono solamente le sue, ma spesso sono anche quelle di famiglie intere, che magari hanno messo da parte qualche risorsa, gliel'hanno affidata perché potesse arrivare in un paese dove magari trovare sicurezza, lavoro e aiutare anche quelli di casa, con il suo carico anche di fatiche negli affetti, perché tutti abbiamo provato cosa significa, almeno per un qualche tempo, stare lontani da casa. Possiamo immaginare cosa significa starci per mesi, anni, a volte anche senza essere accolti, essendo guardati con sospetto. Cristo non è un essere umano qualunque, ma è un essere umano che ha fatto l'esperienza della povertà, della emarginazione. Ha provato cosa significa essere rifiutato, addirittura prima della nascita, non c'era posto per loro nella locanda. Non dobbiamo trascurare questo fatto, che il figlio di Dio che deve nascere non trova posto in una locanda, in un luogo frequentato dagli esseri umani, deve nascere in un luogo frequentato dagli animali. Ha fatto l'esperienza del rifugiato perché per sfuggire alla persecuzione di Erode, insieme a Maria e Giuseppe, è scappato in Egitto. Ha fatto l'esperienza dello straniero mal visto, veniva chiamato ironicamente dai giudei il Galileo, appartenendo ad un'altra regione considerata di serie B,
dai giudei, ogni volta che lo vedevano dicevano il Nazareno, il Galileo, che era un modo per disprezzare, quasi per prendere in giro, non è dei nostri. E l'accoglienza è sempre il primo passo, direi che è il momento incondizionato. Per un'esperienza cristiana autentica l'accoglienza non si mette in discussione, perché non è sulla base dei meriti o dell'appartenenza, è sulla base dell'essere persona. Se c'è una persona che ha bisogno, io sono cristiano, mi chiederò in che modo, ma non mi chiedo se accogliere o meno.